A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura, ringraziamo lo sponsor Librerie Coop per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Carlo Franceschi. Pensando soprattutto ai ragazzi. Chiedo scusa, ma credo che sia molto importante individuare prima in qualche modo il mio privilegio, cioè in qualche modo il target privilegiato. Bene. E poi vorrei dire una cosa, che questa relazione ha un suo inconscio, perché tutte le volte che mi sono trovato a programmare un film come direttore di rete, mi sono trovato di fronte a un dilemma importantissimo, cioè tragico, cioè a dire, e tutti i film di autori conosciuti come pietre miliari della storia del cinema dovevi in qualche modo sempre programmarli in seconda e in terza serata, mentre tutti i film di serie B eccetera, anche vecchi naturalmente, riescono in qualche modo a dire, ma perché è basato sull'intreccio e sul repertorio classico eccetera, vengono sempre invece possono essere programmati anche in prima serata. E soprattutto, seconda cosa, perché Tarantino ama molto i film di genere e soprattutto con forte intreccio. Altro motivo è che vado, c'ho uno studente che va in America a fare un corso, riesce a vincere una borsa di studio e mi dice, prof, ti dico una cosa, guarda, guarda che tutto quanto in America stanno studiando i libri nostri, stanno in qualche modo, oggi l'autore preferito è Aristotele, rimango meravigliato. Allora ecco, e mi sono detto appunto, cosa succede oggi per fare un telefilm, e qui limito anche tutto quanto il compito per una TV generalista come la Fox, perché è chiaro che il tema del telefilm è vastissimo e poi lascio la platea naturalmente là. Ma voglio oggi fare una scommessa con voi, far capire oggi che l'intreccio del nuovo telefilm ha come suo retroterra una nuova forma che è il videogioco, una scommessa che faremo naturalmente in questa relazione. E lo dico subito perché è partito da una constatazione molto importante, che prototipo della fiction televisiva europea come del film d'autore degli anni d'oro è stato il romanzo moderno. Bene. Il romanzo, come sapete, che non è un genere universale eterno, anzi, ci sono stati modelli precedenti di narrativa accostabili al romanzo, ma gli autori del romanzo moderno sono consapevoli di, in qualche modo, di creare un nuovo genere letterario che non ha per fine la complessità dell'intreccio narrativo, ma la funzione critica nei confronti della società, dei costumi e della dimensione privata del prodotto. Cioè il romanzo proprio ha questo tema, so già l'obiezione, ma molti telefilm d'autore americani oggi hanno la stessa cosa, è vero, ma cerchiamo di capire che anche questi telefilm d'autore hanno sempre in qualche modo un'ossessione che è l'intreccio. E per dimostrare appunto come sia vero questa tesi del romanzo come funzione critica nei confronti della società, mi rifaccio a due autori classici, uno Hegel che viene al romanzo La moderna epopea borghese, e l'altro naturalmente che in chiave borghese il romanzo è Lukács. Io credo molto che sia molto importante ritornare anche a praticare autori dimenticati, anzi credo che siamo alla vigilia delle scoperte un po' imminenti. E oggi questa funzione critica del romanzo è in crisi, e con essa anche il cinema d'autore anni 60. Piuttosto invece io vedo attestato nel mio lavoro di nuovo in televisione
che hanno successo tutte le narrazioni basate sull'intreccio, anzi, e non tanto sulla psicologia dei personaggi o sull'analisi sociologica. Questo è il secondo dei pazzi. Vi dico una cosa ancora di più: sia l'analisi sociologica che la psicologia dei personaggi sono frutto dell'intreccio. Un esempio: pensate un attimo a una serie come True Blood, che parla di vampiri, eccetera, che non, naturalmente che non si supera, che non voglia più nutrirsi del sangue umano. Bene, tutta questa cosa è, cioè, lavora su un pretesto, questo intreccio prende spunto da una cosa molto banale, cioè che ormai anche in qualche modo i vampiri hanno, sono una categoria come i gay, come le femministe, eccetera, per poi creare tutto un intreccio. Ma quindi è il pretesto, è un pretesto l'analisi sociologica, ed è molto interessante. E la cosa curiosa è che lo studio delle tecniche costruttive della narrazione è molto antico. Io dicevo proprio questa cosa perché questo mio studente mi racconta che ha fatto un corso all'università di Illinois su Aristotele. E ho detto, e perché? Perché proprio Aristotele codifica nella sua poetica le regole dei diversi generi letterari, in particolare della tragedia. E la cosa curiosa, che da quanto uno può pensare, è che in un testo che deve esprimere pietà e terrore, l'azione è più importante dei caratteri. E attenzione, questa cosa che dico, il studatore, naturalmente, per parlare della relazione, a prendere la poetica di Aristotele, edizione Pompiani, anno 2000, e naturalmente a pagina 69, per indicare come si lavora, perché occorre sempre in televisione, tutte le affermazioni si fanno, occorre motivarle, perché non si può assolutamente, è una matematica la televisione. E naturalmente ho letto una cosa molto importante, lo ricordavo dal liceo, eccetera, che è la parte più importante di tutte, però è la composizione delle azioni. La tragedia infatti è imitazione non di uomini ma di azioni e di un'esistenza. E dunque non è che i personaggi agiscono per rappresentare i caratteri, ma a causa delle azioni includono anche i caratteri, così che le azioni e il racconto costituiscono il fine della tragedia, e il fine è di tutte le cose quella più importante. Ancora senza l'azione non ci sarebbe tragedia, mentre senza i caratteri ci potrebbe essere. E infatti le tragedie della maggior parte degli autori recenti sono senza caratteri. Attenzione, è Aristotele, giuro. Pagina 69, andate a scommettere. Bene, e siccome allora prendo questo punto e riprendo in mano naturalmente il tema della mitologia greca, oltretutto gli americani, stanno facendo un'operazione molto interessante, che stanno riprendendo, come mai ci sono questi film sulla mitologia, sull'antichità, oppure delle serie come Spartacus, perché hanno ripreso in mano il loro modo tutta la nostra, diciamo così, storia. E devo dire che già nella narrazione, perché mitologia vuol dire narrazione greca, sono già presenti tutte le fasi del film Pazzia di Luce. E ciò ha fatto ipotizzare la presenza delle regole universali del racconto, che affondando le sue radici nell'inconscio collettivo, questa forma di narrazione non richiede per essere fruita né cultura né spirito critico, ma attenzione e concentrazione. Questo qua è un elemento molto importante che dico, perché sembra, voi, le cose che dirò sono cose che voi conoscete meglio di me, ma cos'è che è il problema che si fa quando si fa teoria? È lo straniamento, e cioè di mettere, proprio di far apparire cose che si sanno, qualche cosa che è importante, di isolarli, di dargli in qualche modo un valore, un senso. E ancora una volta userò un testo facilissimo, ma molto molto facile, fatto da, naturalmente, da uno sceneggiatore americano, Chris Vogler, sceneggiatore americano di successo, che ha costruito un manuale universale destinato agli scrittori di narrativa di genere.
mancano appunto dei corsi di narratologia. Bene, e l'accordo a cui egli, facendo da questo testo classicissimo che si chiama Il viaggio dell'eroe, ed è un testo che i ragazzi possono veramente leggere, e perché è di una banalità terribile, ma molto preciso, ci sono le regole costruttive che in qualche modo erano presenti da Aristotele, e lui le in qualche modo le traduce per questo pubblico. E si ritrovano in queste regole, si trovano nei miti greci, e addirittura nell'analisi della favola condotta proprio della morfologia della fiaba. Bene. E possono essere utilizzati con successo per costruire una storia contemporanea. Io ritrovo di ciò, l'autore fa una cosa molto importante. Analizza alcuni film di successo di Giuliani e al suo contenuto mette in evidenza queste regole universali di costruzione del racconto che permettono di mettere in qualche modo in forma materiali eterogenei. E piglia naturalmente dei film di genere. Prende le fatiche di Ercole, alle moderne avventure di Indiana Jones, e scopre sempre che c'è una sequenza fissa di eventi a cui bisogna attenersi nella costruzione di questa storia. Bene. E sta allo sceneggiatore rendere naturale quel compito, rendere naturale queste regole, costruendo delle architetture, delle psicologie credibili che in qualche modo non devono dissimulare la reiterazione della favola. Bene, abbiamo preso gli americani, ritorniamo un attimo in Europa, cerchiamo sempre in qualche modo di fare, questo qua è quello che si fa ormai, la preparazione degli autori americani, ma torniamo nelle università italiane e naturalmente sappiamo che già il formalismo russo prima e naturalmente lo strutturalismo francese poi hanno portato alla luce dei meccanismi della narrazione, rendendo, e qui molto importante, consapevole un'arte che scaturiva naturalmente attingendo ogni potenziale incontro collettivo. Io dico questa cosa, anche questa cosa è banale, ma invece è importantissima, cioè è questa cosa, è questa consapevolezza che ci sono dei meccanismi narrativi. E perché? Perché questa consapevolezza degli schemi narrativi permette di intrecciarli, di moltiplicarli, di complicarli secondo l'abilità della sceneggiatura. Oggi è chiaro che la favola non si costruisce più in modo istintivo, in maniera inconscia, secondo una sorta di scrittura automatica. No, con la pagina scritta non c'è più un rapporto naturale, ma c'è già un rapporto mediato, direi virtuosistico. Perché? Perché è quello, vi spiegheremo perché si usa computer. Ma quello che mi interessa, siccome sono affetto alla letteratura, mi interessa sottolineare che il nuovo racconto sta al racconto classico come l'iperrealismo sta al realismo tradizionale in pittura. C'è una consapevolezza, so che cosa sto facendo, è consapevole del suo processo creativo, e in questo modo la scrittura creativa si allontana dall'aspirazione, dall'arte, per avvicinarsi invece al prodotto seriale. Perché è chiaro che il contesto in cui mi muovo io è naturalmente la fiction televisiva della TV generalista. Ma paradossalmente il prodotto di consumo, il best-seller, privo di orario, di introspezione, di pensiero critico, si risolve in un puro gioco di intelligenza, un rompicapo complesso, piacevole, ma non stupido e tantomeno basso. Anzi, io credo che il virtuosismo della nuova fiction favorita dalle moderne tecniche di scrittura, oggi non si scrive più su carta con la carta, la penna, naturalmente la cercano sul computer, e il computer permette di frazionare e ricomporre un testo, di avere una visione insieme, di intervenire a posteriori per renderlo più complesso. Io prendo le parti e la cosa curiosa che vi dico, perché ho intervistato naturalmente dei giornalisti, che le sceneggiature nascono a tavolino, come un puzzle, in cui tutti i pezzi trovano infine una logica di disposizione. E la cosa curiosa è che ormai
naturalmente poi scrivevo gli episodi e ognuno di questi 3-4 scrittori naturalmente lavoravano su questo arco narrativo e complicavano la storia a secondo certe regole. E c'è sempre un nuovo modo di presentare la storia, perché costruito lo schema narrativo nei suoi punti fondamentali, la narrazione può iniziare in qualsiasi momento, costruendo percorsi tortuosi come il Pulp Fiction di Tarantino, e che è il modello, se è chiaro, mi riferisco a questo, l'inizio alla fine, naturalmente. E questo riferimento rassicurante allo schema fisso che permette di giocare sui tempi, sui luoghi, senza mai perdere il filo del discorso. Quindi c'è questa prima cosa, ma c'è poi un elemento che è la nuova narrativa che viene riportata dal videogame e come forma di narrativa del gioco in generale, cioè la presenza di regole. Dal videogame io prendo questo elemento fondamentale. Lost è l'esempio più clamoroso, ma poi vedremo due esempi di telefilm e vedremo come questa atteggiamento, questo come, perché io proprio ho cercato di essere estremamente matematico nella mia esposizione per essere logico senza avere in qualche modo retorica eccetera, e vedremo naturalmente che questo rispetto alle regole poi fa sì che due telefilm differenti fra loro, come 24 e Prison Break, uno di destra e uno di sinistra secondo alcune schede, alla fine hanno lo stesso scopo per dimostrare la mia tesi. E questa presenza di regole naturalmente è naturalmente quello che rende ad esempio il gioco di scacchi un gioco di intelligenza, perché tutti i pezzi si muovono secondo regole precise e schemi prefissati. Bene. E la regola è a dare ordine e piacere intellettuale al gioco. E solo cimentandosi con regole che si prova il gusto di controllare il meccanismo complesso, col virtuosismo dei nuovi sceneggiatori ci muoviamo ancora all'interno di una narrativa tradizionale, anche se ho detto consapevole dei propri meccanismi. Bene, ma forse c'è qualcosa di più. La mia impressione e la scommessa che faccio stamattina è che il videogioco stia contaminando la nuova narrativa anche a livello stilistico. Faccio riferimento moltissimo agli anime giapponesi, naturalmente, a questo continente importante, che è la base di tutta quanta l'immaginazione cyberpunk che è della nostra cultura. Anzi, credo personalmente che certi film americani non sarebbero in qualche modo nati se non ci fosse stato un riferimento a cyberpunk degli anime giapponesi. Bene. E quindi, in qualche modo, la scommessa di questa mattina è vediamo che il videogioco, ho detto, sta contaminando la nuova narrativa a livello stilistico. E qui vorrei aprire un inciso in qualche modo per spiegare che quello che sto dicendo non è così folle, anche perché io che ho lavorato proprio sui medium eccetera vedo che ogni medium arricchisce i precedenti con una nuova prospettiva di presentazione del reale. Questa è una regola. Faccio gli esempi. La fotografia inserisce nel romanzo l'inquadratura, o perlomeno la descrizione letteraria di una scena reale, un esempio classico. Cioè con la fotografia appunto ha apportato al romanzo un elemento nuovo, che è l'inquadratura. È come se fosse in qualche modo, quando ci sono appunto, si arriva nel film, la descrizione di una scena reale, è come se fosse inquadrata dalla macchina da presa. Ad esempio, il cinema introduce nelle arti figurative il brevissimo piano e il piano americano, quindi l'imperialismo. E il realismo e l'imperialismo definiscono perché la visione del mondo è ormai filtrata dall'obiettivo. Anzi, ma vado avanti ancora, il fumetto ruba al cinema il suo linguaggio narrativo, ma ne restituisce in qualche modo che cosa? Il gusto della narrazione pura attraverso le sue sceneggiature. Il fumetto, naturalmente, io faccio un programma, facevo un programma su Rai 4, che è il mainstream, dove spiego esattamente tutte queste cose.
sempre all'inizio di ogni puntata di mainstream un riferimento appunto al fumetto. E questo fumetto regala alla pittura la sua microscendissima grafica, che si potrebbe continuare all'infinito. Quindi è chiaro che questo scambio reciproco, questa ibridazione tra i vari media, è un elemento fondamentale di oggi, della nostra cultura. E oggi i videogame stanno costruendo una nuova forma di narrativa. Fisserò alcuni punti. Voi sapete che nel videogioco non è previsto uno sguardo esterno con ambizioni psicologiche o sociologiche come nel romanzo. Gli attori siamo noi e siamo attori nel senso etimologico del termine, di chi gestisce l'azione. La crudeltà delle prove, il ricorso alla violenza, all'omicidio, svuotano l'azione di ogni e quello tipo. È un gioco. Conta l'azione, non l'empatia con i personaggi, gli eventi. E qua c'è tutto il dibattito sul videogioco, come è una prova, cioè naturalmente è significativo, eccetera, eccetera. Ma anche qui facciamo un po' di teoria. Questo tipo di video che ho detto sì adesso, questa matrice di questa azione narrativa priva di spessore psicologico è il cartone animato. Anzi, già Horkheimer e Adorno nella dialettica di Spock del 40, del 47 esattamente, mettono in luce l'aspetto estremamente violento del cartone animato, solitamente considerato come un genere per bambini, ma sembrano non accorgersi che l'esercizio continuo della violenza e della sopraffazione non è così. Faccio una parentesi e il primo Spock, anche per divertirmi un attimo. Io dico sempre, perché noi in qualche modo che abbiamo fatto il 68 e siamo usciti così bene in media, perché conoscevamo già le critiche e abbiamo messo da giorno tutto quello che diceva me, non lo più. Tutto facile. Cioè, esattamente, è una cosa che già Adorno, con la sua consapevolezza, cioè a parte il fatto che Adorno parla di definizione, parla è una attualità straordinaria, anticipa tutti i temi in qualche modo della semiotica di oggi. E la cosa interessante è che già Adorno parla di tutto ciò nell'erbile e quando si dice ai cartoni animati della Warner Bros. Lui fa una medica e rimane, ecco poi tutto lo straniamento. Lui tra gli occhi verdi capisce queste cose, le coglie. Naturalmente le coglie anche nel suo, nella loro meccanica, che è fondamentale avere questa capacità. Poi è chiaro che lui come europeo, e dove ancora siamo in un'epoca in cui il capitale culturale aveva un valore molto importante, c'è la critica e c'è quindi una distanza. Il fatto che oggi ormai si parla appunto di industria dello spettacolo, la evaporato, eccetera. Bene, riprendo naturalmente ancora Adorno per sottolineare una cosa molto importante, che i protagonisti, spesso vittime delle loro stesse macchinazioni, esplodono, precipitano nel burrone, sono appiattiti al suolo dal passaggio di un veicolo di un peso, prontamente prossimi di altri, si scrollano e riacquistano una forma originaria senza denunciare segni di sofferenza, che non siano le convenzioni, le convenzionali stelle e stellette luminose. Quindi questa cosa è già in qualche modo insita del cartoninato, ma il racconto e il videogioco condividono lo schema narrativo anche per altre cose e con le differenze. Vorrei qui porre la prima differenza, che nel racconto, anche se c'è lo stesso tipo di narrazione, lo stesso schema, però poi vedremo come è applicato, è nel racconto tutto è frutto passivamente al di sotto di una corrente di sentimenti ed emozioni. Nel secondo caso c'è una partecipazione alla sua costruzione in vista dell'obiettivo finale, c'è partecipazione. Nel racconto c'è un'unica storia, nel videogioco ogni storia dà origine a una storia più complessa, con regole più impegnative, penso alla Sietra Rossa, con regole più difficili, sino al raggiungimento dell'obiettivo finale. Nel racconto la storia appoggia su una triglia una struttura data che dà ordine agli eventi, nel gioco invece non ci sono, e qua la cosa è molto importante, nel gioco non ci sono spazi vuoti e gli eventi si moltiplicano, si ha l'impressione sempre di una accelerazione.
non è altro che la riduzione della storia a partita. E il racconto diventa una partita tra il lettore, tra chi vede e naturalmente cosa conosce. E non a caso il videogame è un prodotto americano. Qui mi permetto di dire la cosa, forse è così, quando uno fa una ricerca e rimane in qualche modo contento. E io credo che lo schema Brod è letto, siccome appunto siamo in America con gli occhi, con gli occhi di Dewey. Apprendere e intervenire. Questo è quello più importante. In America tutto quanto è naturalmente attraverso questa cosa del fare. E che loro naturalmente fanno più importante. E la cosa che vorrei ancora sottolineare è perché? Perché ormai la televisione, quella che funziona, quella che è importante, esige non più uno spettatore passivo, ma esige uno spettatore attivo. È un tema fondamentale, perché? Ma perché ciò è accerchiato all'inizio, io mi collego anche a quello che ho detto naturalmente ieri nella mia, e quindi tutto quanto questo frutto di questa redazione naturalmente è frutto anche di alcune naturalmente riflessioni sul mezzo di oggi, sul fatto che oggi la televisione deve fare concorso, è accerchiata il net, è accerchiata i nuovi media che esigono la partecipazione e in qualche modo queste caratteristiche costruttive del videogioco oggi si estendono alla fiction, alla nuova fiction. E come si può dire? Il fatto che il videogioco sia un gioco dotato di una valenza narrativa crea innanzitutto una prima ibridazione tra gioco e racconto, che finirà naturalmente per estendere a tutte le forme di gioco di partita potenzialità di integrazione nel tessuto del racconto. Prendiamo lo schema classico come teorizzato da Propp e ripreso da Fowler, però perché non voglio andare oltre. Voi sapete che l'azione si dipara con un percorso netto, è da un inizio e una fine, con progresso dello svolgimento cronologico, in qualche modo è lineare, costante. Io dico subito qui, capite benissimo, è un po' come i nostri, ancora, siamo ancora nella fiction italiana, direi uno, perché si produce solo per il Rai 1 e solo per Canale 5. Siamo ancora in uno schema naturalmente lineare, dove siamo ancora in qualche modo al sussidiario scolastico, chiaramente questo problema. Quando tutti li produrre per un pubblico diverso, vedi Sky, deve produrre naturalmente fuori la sua prima produzione che è stata così inedita, io sto parlando naturalmente del romanzo criminale, eccetera, già vedo già come più complessa la scelta. Vedete? Però non dico delle cose. E naturalmente la cosa interessante è che in tutti questo dello schema proprio, ripreso da Popper, eccetera, eccetera, c'è sempre la rottura di un equilibrio iniziale e una prima resistenza dell'eroe a mettersi in gioco. Poi l'eroe si convince, grazie alla figura maestica del mentore, che è stato la sua mamma, eccetera eccetera, e iniziano una serie di prove da superare che riporterà naturalmente alla ricomposizione del punto finale a cui l'eroe approda arricchito delle esperienze che sono. Questo è lo schema più banale. Il gioco, qualsiasi gioco, non ha uno svolgimento lineare. Ecco qua la cosa principale. Poi lo dico subito che è un elemento molto importante. Ed è molto interessante, lo dico ai ragazzi, già subito, è chiaro perché utilizzate il gioco, perché ormai bisogna fare tante puntate, bisogna complicarle, e non si può cadere nello schema della soap opera, naturalmente, ecco mi chiede. E naturalmente questo gioco, che non ha un segmento, ho detto lineare, ma complesso, perché coinvolge sempre più giocatori. E naturalmente il suo simbolo non è la linea retta, questo è fondamentale, ma la scacchiera su cui l'abilità dei contendenti viene messa alla prova dalla interazione reciproca. Bene, e anche l'eroe delle favole sappiamo benissimo che deve superare le sue prove affrontando avversari, ma essi sono diversi, cattivi,
però altri estranei alla natura dell'eroe. Il percorso dell'eroe è individuale, nel videogioco invece, poi importante, l'eroe è spesso un eroe solitario. E qui, a differenza della favola, l'azione è tutta giocata sulle prove da sostenere, che si moltiplicano all'infinito, contraendo l'inizio e la fine della storia puri pretesti narrativi. E come fosse, come posso dire, molte volte, guardate un esempio classico, il pirata dei Caraibi. L'esempio classico è un'azione continua, ripetitiva, ed è il modello. Naturalmente la riprova di tutto ciò, ecco perché è qui anche un altro spot, alleggerire un attimo, poi riprendo subito, ecco perché la Disney ha acquistato i diritti di tutti quanti i animati i fumetti della Marvel. Perché su questo naturalmente potrà costruire una serie di operazioni. Questo qua è molto importante. Bene. E la cosa che voglio continuare ancora in questa cosa che differenza tra la favola e l'azione del videogioco è che la storia non si svolge in qualche modo per raggiungere il compimento, ma per essere giocata all'infinito, anzi, si trasforma in una partita continua. È come un disco, come se un disco si interrompesse in un rap, in un balbettio ossessivo che ne rappresenta il vero scopo e fine. Anzi, si sogna di fare un videogioco che sia infinito, del modo per fidelizzare il giocatore. E naturalmente un altro elemento strutturale della natura dei videogiochi è il superamento dei livelli di abilità. Lo dico questa cosa perché una cosa molto importante è che superare la prova significa accedere a un grado più complesso di difficoltà. C'è quindi una stratificazione verticale che porta a conoscere i livelli più alti della storia. Io, naturalmente, quando penso a queste cose, penso naturalmente alle varie annate di Lost, come sono in qualche modo, ogni volta c'è una partita, c'è una porta che si apre e si entra in un'altra dimensione. E la cosa importante però da ricordare è che tutti i giochi presuppongono le regole. L'eroe della favola che affronta il mostro può farlo liberamente fidando sulla sua abilità, sulla sua forza, sulla sua astuzia, sul suo coraggio. E all'interno di una partita di qualsiasi genere non si muove liberamente, ma secondo schemi prefissati. Il cavallo sulla scacchiera può fare solo la mossa del cavallo, mentre la pedina può muoversi liberamente. E la presenza di queste regole è diversa tra i giochi normali e i videogiochi. Altra differenza molto importante perché? Perché nei giochi classici la regola è esplicita, ben conosciuta da tutti e accettata come presupposto per poter partecipare e competere. Nei videogiochi invece la regola è occulta e emerge dalla pratica del gioco stesso. Decodificare le regole è il primo passo per superare la prova. E questo è molto importante, ecco perché la complessità dei nuovi telefilm della nuova quality TV, perché devono, a qualche modo, tracimare su piattaforme differenti, devono essere rivisti più volte. È un motivo economico di fare questa cosa, c'è anche. Perché io posso fare naturalmente in televisione e poi su DVD, anzi, prima ormai si fa su DVD, poi si fa in televisione, poi si rifanno le repliche, eccetera, eccetera. E questa cosa è fondamentale, perché dietro c'è un motivo economico, naturalmente, e la presenza di regole, la complessità dell'azione, l'interazione dei personaggi, questo raggiungimento di maggiori livelli di consapevolezza, sono gli elementi che vanno ad arricchire le sceneggiature dei molti. Ma questo che voglio sottolineare è presente anche nei telefilm d'autore, anche in Breaking Bad, che è un telefilm prodotto per una rete a pagamento, quindi siamo fuori da questo contesto. Però quello che volevo dire appunto è quello che, perché c'è questo consumo di DVD incredibile e perché si vanno a rivedere, perché c'è questa complessità, come posso dire, di azione, questo raggiungimento di livelli di consapevolezza
che in qualche modo complica sempre la sceneggiatura. E naturalmente gli ultimi sono molteplici. Se una serie che ha successo deve prevedere un numero illimitato di prove, puntate. La storia non può essere lineare e evidentemente chiusa, ma deve essere una contraria complessa e sempre aperta. È chiaro che la miniserie italiana di Rai 1 è un film di datato, semplicissimo. Qui lo studio dei meccanismi narrativi, la creazione di format capaci di reggere come una pappella l'azione per un periodo sufficientemente lungo di tempo prevale anche sulla scelta di un soggetto. Ed è importante la reazione, questa creazione di questo format capace di reggere come una stampella l'azione per tanto tempo. E naturalmente è più importante addirittura dell'analisi sociale, della caratterizzazione psicologica dei personaggi. Gli interpreti sono dei figurattanti, figurine, pronti a secondo un gesti codificati nello spazio formalizzato di una partita protratta nel tempo e impermeabile a qualsiasi sentimento. E a parte l'eroe che conserva naturalmente una certa fissità di ruoli, tutti possono trovare addirittura nuovi ruoli sulla scacchiera dell'azione, cambiare segno e funzione, mutandosi da buoni e cattivi. Lo vedremo nell'esempio di 24 e nell'esempio di Prison Break, come questa cosa è molto importante. Tutti poi sono sacrificabili come pedine e la memoria e l'emozione suscitata dal loro sacrificio è labile e effimera. Riescono in qualche modo, tipo di sceneggiatura riesce in qualche modo a mettere a posto anche le pizze dell'attore che trova in qualche modo dice non voglio rifare questo luogo. E qui voglio farvi capire come lo schema narrativo dice e in qualche modo anche risente anche di una influenza manageriale, economica, di controprogrammazione che poi vedremo in altre serie. Io ho preso l'esempio di due telefilm che in qualche modo che più si avvicinano a questo schema, mi sembrano appunto Prison Break e 24, anche perché sono stati fatti mille volte da tutte le televisioni, ancora adesso vengono mandati in onda tardi, sono di più tutti replicati, eccetera, ma soprattutto perché anche chi non l'ha visto può comprendere dal mio racconto molto bene tutto ciò, perché trovo gli elementi essenziali, lineari a tutto ciò. E le film sono costruiti come una grande partita. E qua è interessante, pensate 24, Prison Break è costruito contro lo spazio, la partita è contro lo spazio della prigione, e 24 invece è costruito contro il tempo, contro appunto per in qualche modo è una corsa contro il tempo. E le mitiche unità di tempo e di luogo della tragedia diventano qui scenario del gioco, regole da cui scaturisce il nemico da attaccare. Ci sono alcuni elementi in comune tra le due serie di videogiochi. In primo luogo, la cosa che vorrei mettere in rilievo è la mancanza di spessore psicologico dei personaggi. Qui non c'è, in due telefilm non c'è spazio per caratteri sentimenti, i personaggi non testano empatia. Il ruolo degli attori si risolve nel senso psicologico, come ho detto prima, dei motori dell'azione. L'azione è drammatica, ancora una volta, perché etimologicamente, proprio dal greco dramma, azione, non ci dà tregua, è continuamente in moto per raggiungere senza un attimo di respiro il superamento della prova. E come nel videogioco, lo schema narrativo classico basato su questa rottura dell'equilibrio, la messa alla prova dell'eroe e la ricomposizione finale dell'ordine non è semplice, ma è ritirato, ricomincia molte volte, riesce in qualche modo come re, riprende, come nelle, i pirati dei Caraibi, eccetera, e non porta alla soluzione, ma prelude, e qui interessante, a un livello superiore di difficoltà e così via, secondo un disegno a spirale di crescente complessità. La figura è la spirale assolutamente di questa narratologia. Vediamo un attimo a
brevissimamente in 24. L'idea che riassume e anticipa la struttura della serie è già compresa nel titolo 24. 24 volte per 24 ore. Un giorno, unità di tempo, era ancora più lunga. E la cosa interessante è la durata complessiva dell'azione che si svolge nel tempo reale. C'è un giorno, ogni stagione c'è un giorno da esaminare. Bene, senza salti cronologici, in 24 episodi della durata di un'ora. È di una matematica semplicissima, il telefilm. Bene, e ogni stagione del telefilm è costruita come un timer che scandisce le ore che ci separano dalla fine. E ogni puntata si apre con preciso riferimento temporale. La serie, quello che segue la fine del sito tra il 18 e il 19, cioè nel senso che ogni puntata ha un'ora. Bene, e la scadenza esatta di un giorno, 24 ore, l'azione ci sarà in ogni caso risolta. E anche l'introduzione pubblicitaria, che è interessantissima, come qui viene in qualche modo messa, contribuisce a dare il ritmo e regola all'azione. Ed è molto importante questa cosa, come è stato il fatto del telefilm che ha sopportato benissimo la pubblicità, è il telefilm che ha avuto meno fuga dei spettatori del momento pubblicitario, avendo un valore incredibile. E ogni telefilm deve interrompersi periodicamente per mettere in scena gli spot, come lo sapete, ma è una interruzione subita e non funzionale alla cultura della fonte. In tutti i telefilm, anche in Lost, c'è proprio è una forzatura, no. L'azione si spezza e naturalmente con essa tutta l'attenzione degli spettatori. Invece in 24 le scansioni pubblicitarie rafforzano, perché sono ogni quarto d'ora, e evidenziano il meccanismo temporale. Addirittura, io ho parlato con l'autore di questo telefilm, e la cosa più importante è che ha fatto sì che sia stato subito accettato dal direttore dei programmi, eccetera, è stata questa idea geniale che ogni quarto d'ora potevano in qualche modo essere messi in spot, e ogni segmento era 13 minuti naturalmente, e periodicamente, naturalmente, prima dell'introduzione, le storie parallele che costruiscono il racconto confluiscono sullo schermo. Sullo schermo quadripartito, e come vedete prima c'è lo spot, cioè ci sono 3, 4, 5 azioni, dipende, naturalmente le 4 azioni principali vengono in qualche modo messe lì, nello schermo quadripartito, A, B, C, D. E naturalmente in questo schermo quadripartito è occupato dall'immagine centrale di un orologio digitale, di una sorta di riassunto dell'azione e di consuntivo temporale, alle 18, ad esempio, alle 18.45, questa è la situazione in atto, benissimo. E la cosa è curiosa è che il sonoro è martellante, è scandito e in qualche modo accompagna, ridondante rispetto appunto a questa forma, l'inesorabile scorrere del tempo rende palpabile l'angoscia. E l'introduzione momentanea dell'azione rafforza anziché diminuire la visione. È il massimo che si può aspettare. E questo autore, cioè Sulnoff, è venuto alla festa del cinema di Roma e naturalmente ha raccontato la nascita del telefilm. La cosa più ovvia per creare un racconto di successo, almeno per un profano, è trovare un buon soggetto, dice. E 24 infatti invece nasce invece come primo meccanismo narrativo. Lui non ha, lui inventa prima, me lo dice apertamente da una pubblica, una masterclass, con la precisione è proprio così. Mi dice, io volevo, io volevo prima costruire questo schema narrativo, non solo, ma questo meccanismo narrativo vuoto da riempire con una storia qualunque. Pensate che la cosa curiosa è che l'idea da cui parte la sceneggiatura del telefilm è un conto alla rovescia, quello che è importante, è una sorta di timer che scandisce in modo inesorabile il tempo reale, 24 ore che separano dall'evento risolutivo. E qua è una domanda, ma quale evento dopo aver avuto questa idea geniale? Lo sceneggiatore era alla ricerca di un qualcosa in grado di tenere il protagonista sveglio
dalle 24 ore di seguito, e nel suo tempo l'evento conclusivo doveva prestarsi a fare la matrice a una serie di eventi minori altrettanto importanti, cioè che si frappongono come un ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo finale. Tutto a una velocità accelerata, senza un attimo di tregua. Lo voglio ripetere come perché per indicare com'è matematica la cosa. Lo dico qui proprio perché è chiaro, io sto parlando di consumo, ma spiegare che dietro a questo tipo di consumo c'è una teoria, c'è una in qualche modo una teoria e c'è soprattutto un sapere fondamentale. E quindi l'importante è che io devo trovare, si pone il problema, come fosse a scuola, devo trovare quindi una storia principale che mi possa creare tante serie di minori che si frappongono in qualche modo per creare un ostacolo al raggiungimento del primo finale. E pensate, in questa confessione che lui fa, che la prima soluzione pensata dall'autore è, io sono rimasto sbalordito, che l'autore ha trovato questo personaggio, Jack Bauer, che nella serie è un cattivissimo eccetera, che è il protagonista della serie, doveva pensare di vivere il suo adrenalinico contro la rovescia in vista del matrimonio. È chiaro, perché fa pensare a questa cosa naturalmente, perché deve proporlo naturalmente alla serie, a una rete televisiva, e naturalmente, come sapete, Fox Live è chiaramente più solido che altre reti. Per cui la cosa curiosa è naturalmente questa cosa, e la cosa curiosa che questa penso di che arriva in qualche modo del suo matrimonio, una folle corsa contro il tempo e lo spazio, tra i sentimenti e dalle regioni del cuore, penso, è un melodramma praticamente. E pensiamo a un soggetto che è il padre della sposa, ad esempio, in chiave attuale, dove il protagonista gestisce da sé le difficoltà e le complicazioni per organizzare la complessa macchina della cerimonia iniziale. Attenzione che questo meccanismo può essere ripreso da molti film, E a questo punto, voi sapete che di fronte a questa cosa, io sono rimasto sconvolto anche perché le interpretazioni biologiche del serial appaiono svuotate di significato. Alla domanda se 24 debba essere letto come un prodotto di destra, l'autore ha risposto senza esitazione che tale domanda è priva di senso. Naturalmente quello che voglio dire io di fronte al suo cinismo è che c'è una logica costruttiva del racconto che non può tener conto dei contenuti, a meno che questi contenuti non abbiano una funzione narrativa. E naturalmente è chiaro che è importante. E qui è la scelta dei contenuti che lavora sull'inconscio. Ecco perché voglio esattamente dare le cose in molto importanti. Da una parte c'è questo studio scientifico di come costruire il racconto, in cui addirittura faccio prestito al termine del gioco. Naturalmente, la cosa interessante è che questo contenuto, molte volte, più delle volte, naturalmente, perché abbia una funzione narrativa di successo, deve affrontare le sue radici nel comune sentire. E la cosa curiosa è che la scelta del terrorismo come soggetto del serial è sicuramente più funzionale rispetto alla scansione del ritmo del racconto di una trama in chiave di commedia rosa. E perché si vuole creare tensione, angoscia, paura, si vuole lasciare lo spettatore senza fiato. E cosa, come può funzionare meglio del terrorismo? E infatti la trama della prima stagione 24 è tutto riassunto nella dichiarazione del protagonista che apre la storia dicendo: in questo momento dei terroristi complottano per assassinare un candidato alla presidenza, mia figlia è scomparsa e qualcuno del mio ufficio fosse implicato in tutto questo. Sono un agente federale, Jack Bauer, oggi sarà il giorno più lungo della mia vita. È un piccolo straordinario, c'è tutto quanto da sempre, l'inizio, la chiarezza, eccetera. È chiaro che io su questo non ho niente da mettere, perché vuole essere veramente Hitchcockiano, ma vuole prescindere dai contenuti. Ma è chiaro che però risco una scelta che aleggiava già, non per mettere il film, fa il nulla. 2 settimane dopo, l'11 settembre. Quindi questo qua lo tengo presente, perché poi dovremo parlare invece di l'altro aspetto fondamentale,
di questo immaginario che si ibrida con questa scientificità di racconto. E nel telefilm della prima stagione medicina comportamenti violenti, ma non da parte del protagonista o dei suoi colleghi. Le serie successive reiterano, ingigantendo lo spettro del terrorismo, un pericolo sempre più grande in compenso d'America e sudamericano, e gli artifici di attentati rivelano in modo progressivo un livello di controllo superiore. Chi detiene temporaneamente il comando è a sua volta controllato da un potere più alto, con una spirale in ascesa che arriva a toccare lo stesso presidente degli Stati Uniti, la spirale, la figura della spirale. E nelle stagioni successive, quindi, la lotta al terrorismo comprenderà anche la pratica della illegalità, giustificata da uno stato di forza maggiore. 24 ha creato in qualche modo scandalo, come sapete, per la sua spregiudicatezza, con cui contempla omicidio, violenze, delle regole da parte delle stesse forze dell'ordine, senza censure morali, con le giustificazioni della necessità. La legge viene sistematicamente infranta in nome di una superiore necessità di sicurezza. E tutti i mezzi sono leciti per arginare il disastro, a partire dalla tortura degli ostaggi, per arrivare al sacrificio di vite umane con l'omicidio, l'omissione di soccorso, il sacrificio volontario dell'omicidio. Nessuno, è la cosa importante, che nessuno è risparmiato dal dubbio, anche i membri del CTU, cioè di questo centro di terrorismo, di antiterrorismo a cui Barra appartiene, e chi viene ingiustamente torturato si ricompone senza apparenti conseguenze dei rancori ed è pronto a rivestire a sua volta il ruolo del torturatore nello schema dell'animazione. E per arrivare a tanto la motivazione deve essere di una gravità assoluta, un rischio totale, tale da giustificare ogni pratica permanente di uno stato di eccezione. In questo senso 24 incarna compiutamente l'immaginario americano dopo il 11 settembre. È in questa chiave che il film è stato letto da tutta la critica, dalla buona parte. E uno degli articoli più significativi in questo senso, che è il filosofo sloveno, viene citato anche nella nostra conferenza, Cice, che a proposito del 24 gli parla di una etica dell'emergenza che caratterizza oggi il comune sentire, cioè l'etica dell'emergenza. Bene, e la lettura del telefilm in chiave ideologica equivale alla critica, e qui che voglio però sottolineare, alla critica già citata da Adorno alla violenza dei cartoni animati. E qui che vorrei far capire questa cosa. Entrambe sono giustificate alla luce della teoria del sospetto, che ha caratterizzato la nostra generazione, perché mentre Marx, Freud, Nietzsche, tutta concentrata sulla lettura politica delle cose e delle fini che la vede. Ma quello che è importante è, ho preso una lettura che Adorno fa dei cartoni animati del 47, e prendo la lettura che si fa oggi di 24, è chiaro che dietro c'è tutto lo spirito del tempo, c'è tutto il secondo Bush, naturalmente, ma entrambe queste letture sfugge la dimensione ludica e puramente tecnica dei meccanismi narrativi volti a produrre delle reazioni prevedibili e riflessi condizionati dallo spettatore. Dalla violenza goffa e maldestra dei cartoni animati non scaturisce dramma, empatia, ma comicità. Dalla violenza estrema del nuovo telefilm, suspense. Ecco, io è chiaro che non vorrei più separare il cinema, ma quello che volevo però, sì, a me interessava invece mostrare questa scientificità che c'è oggi nel racconto. E terrorismo e paura sono un'ottima matrice narrativa. E l'approfondimento dei problemi, l'analisi delle cause sociali e la comprensione dei disagi psicologici rallentano e bloccano l'azione. Io credo che per questo i cattivi del serial sono quelli in grado di farsi scrupoli morali, i cattivi invece hanno una loro grandezza perché contribuiscono in qualche modo alla macchina narrativa, e i vari elementi di disturbo non possono essere i personaggi che tentano di opporsi l'azione e quindi difensori dei diritti umani legati, garantiti, rappresentanti di associazioni che si oppongono alla tortura, pro che vogliono difendere la legge e le sue applicazioni. Insomma, tutte le figure tra
pensano di ruoli di eroi che il cinema impegnato non ci ha consegnato. Lo dico perché la cosa curiosa è che la lettura è quella, probabilmente che l'ho letto, come fosse invece appunto l'esempio della politica di Bush, di fatto lo stato di eccezione che Bush crea, ma la cosa curiosa è tutto perché funziona così bene, perché è così aderente a questo spirito di tempo, perché è il meccanismo che crea quella cosa, è in qualche modo la sceneggiatura che è così scientifica da permettere questa aderenza naturalmente, a creare sull'inconscio naturalmente questa implicazione perfetta. E prendiamo invece un telefilm di sinistra, come Prison Break. Se 24 è costruito intorno al 300, Prison Break invece è costruito intorno all'unità di spazio. L'idea è quella di uno spazio limitato, ma nello stesso tempo complesso, percorribile secondo regole precise che implicano probabilmente progressi e penalizzazioni. È una specie di gioco dell'opera. Il retroscena, come posso dire, che ha preso breve, che è uscita da questa prigione, è il gioco dell'opera, l'archeologia, e in cui l'avanzamento di alcune caselle può riportarci indietro al punto di partenza, qualora si incontri una delle penalità previste dal regolamento. E il modello spaziale che corrisponde ai requisiti di mobilità è sottoposto a regole ferree, contrarie a ogni mobilità, è la prigione. La prigione è il luogo da cui occorre uscire. La prigione è uno spazio controllato per eccellenza, non solo, ma è una matrice di regole perché è costruita su diritti per i quali è fatta per, naturalmente, per contenere, separare, immobilizzare, è fatta per sorvegliare e punire. E l'idea di un'azione consumata da prigione è una contraddizione, proprio qua è uno simbolo, da cui può nascere una formidabile macchina narrativa. E qui la storia, o il gioco, per tornare appunto alla metafora di prima, scaturiscono proprio dagli ostacoli che creano una dialettica di azione e reazione. Quindi io parto da questo elemento importante, uno spazio chiuso come la prigione da cui devo uscire. E il soggetto della serie è già tutto riassunto nell'immagine ricorrente della prigione, che si sviluppa in un reticolato complesso, esplorato a volo di cielo, nei suoi meandri di moderno evento. La sigla è fondamentale. E io credo che già proprio un'altra parete, un altro spot. Le sigle dei telefilm sono sempre in qualche modo la spiegazione della serie, è il pitch. Vedi True Blood, Lost, la sigla è fondamentale e naturalmente questo spazio deve essere percorso con una serie di prove rituali per raggiungere lo scopo finale. Questo scopo non può che essere l'evasione, l'uscita dallo spazio circoscritto, la liberazione da questa costrizione, da questa regola. E Prison Break è infatti una storia dell'evasione organizzata da un ingegnere civile per salvare il fratello ingiustamente condannato a morte. E per orientarsi in questo spazio complesso della prigione, ha tatuato sul suo corpo la mappa del carcere e il piano di fuga. Per essere incarcerato, assicurato la rapina, e la storia si sviluppa su due piani, dentro e fuori dal carcere. All'interno si moltiplicano le difficoltà che ritardano l'evasione, all'esterno invece in qualche modo si svolge un'indagine serrata per smascherare il complotto che ha portato la sua condanna a morte. Anche qui, come in 24, la catena del potere organizzata di una stratificazione di livelli che portano in modo progressivo in qualche modo sino al presidente degli Stati Uniti. La cosa curiosa è che il progetto risale al 2003, ma dati i tempi di lavorazione previsti, perché era molto complesso, era accantonato. Solo nel 2004, in seguito ai successi nostri e di 24, la Fox decide di mettere la serie in produzione.
lo dico perché l'host è stato in qualche modo quello che è riuscito in qualche modo a agevolare questa operazione. E naturalmente la cosa interessante è che dicevo che gli elementi fondamentali, cioè il diretto attuato su questo, la banca di questo carcere, e naturalmente conosce il personaggio principale che è Michael, conosce nei dettagli la struttura di questo carcere, come ingegnere ha partecipato alla costruzione e come artefice della prigione, infraquista Michael, e anche artefice della storia, che si ripanerà nelle varie edizioni delle serie. L'evasione è stata prevista nei mini particolari e annotata in codice sul suo corpo. Costituisce in qualche modo un copione che solo lui conosce e che ci verrà rivelato dallo svolgimento dei fatti. E Marco, il personaggio, il protagonista, l'ingegnere che ha attuato sul suo corpo la griffa, la prigione che gestisce gli eventi, e lo fa secondo lo schema narrativo dallo stesso ideato. E lui a giocare la sua partita contro il carcere, le guardie, i compagni mafiosi, i pedofili, gli assassini. E lui a portare inciso sul corpo la sua particolare schema corpo. Ed è questo grandioso. E un'istruzione di una geometrica bellezza, di ingegneria narrativa, il serial registra la violenza estrema del carcere solo come un accidente che può compromettere l'esito dell'operazione. E naturalmente c'è di tutto in questo telefilm, voi naturalmente molte persone non l'hanno mai visto perché è una violenza inusitata, ma la cosa interessante che vorrei tralasciare è invece nella seconda serie di telefilm viene a un certo punto a mancare la struttura portante al carcere e l'evasione si trasforma in semplice fuga. L'azione quindi si fa banale, ma per mantenere, qui è interessante, l'originalità dello schema narrativo e la dipendenza degli eventi del corpo tatuato di Michael, il protagonista, si ricorre a un doppiamento, un nuovo personaggio che è incaricato di rintracciare gli evasi e riportarli in carcere, cioè si crea un secondo personaggio e potrà farlo giocando una partita diretta con Michael e decifrando dalla riproduzione che trova dei tatuaggi nel suo corpo le prossime mosse del protagonista. Quindi si raddoppia il protagonista e il piano di fuga è già illustrato in codice nelle figure, nelle lettere e nei numeri che indicano come un rebus le tappe future. E la cosa curiosa che a me interessa è, vediamo, ritorniamo un attimo alla lettura ideologica dei telefilm. In 24 è universalmente riconosciuto come un prodotto di destra. Prison Break ha, almeno apparentemente, invece un'ideologia di sinistra, come denunciano appunto le critiche che viene fatto di tutto il film al sistema, perché poi c'è tutto quanto un nemico che gli viene accusato giustamente, eccetera, eccetera. Non abbiamo un nemico esterno, il terrorismo minaccia il paese, ma un nemico interno allo Stato, un grande corporation, una compagnia che tende a imporre il suo potere al governo per trarre enormi profitti dallo sfruttamento delle risorse energetiche, e lo fa infiltrandosi e gestendo servizi segreti. Il potere è mostrato nella sua forma peggiore, nel suo lato oscuro. Ma c'è dell'altro. Uno dei carcerati è stato congedato dall'esercito con disonore per aver denunciato gli abusi e le violenze ai danni dei prigionieri in carcere che potrebbe essere di alto grado. E secondo i secondini non sono eroi, e naturalmente l'idea stessa di un'evasione è un'idea eversiva. Eppure la cosa interessante è che a un certo punto, nel corso dell'ultima stagione di programmazione, naturalmente c'è il telefilm reazionario come 24 e il telefilm progressista come Prison Break, si trovano a individuare, a condividere in qualche modo quasi per intero la trama. E qua è interessante. Perché? Perché entrambe denunciano un complotto. E entrambe, a reggere le fila del complotto, si trova a un certo punto lo stesso presidente degli Stati Uniti. Cosa vuol dire? Potremmo dare naturalmente anche qui una spiegazione ideologica. La fase conservatrice di 24
corrisponde in qualche modo al clima paranoico del dopo 11 settembre, in appresa distanza dal presidente del 24, legata in qualche modo anche al crollo dei sondaggi nella figura di Bush dopo gli esiti disastrosi della guerra in Iraq. È la lettura giusta, corretta, che influisce sul consumo, sulla fruizione del pubblico. Ma quello che è interessante però è che tutto è determinato da questa costruzione della trama. E in qualche modo è chiaro che la spiegazione, torno a ripetere, è più semplice e ancora una volta legata a logiche narrative. E questa necessità di identificare l'antagonista, il cattivo, con l'uomo più potente del mondo, nasce proprio a livello narrativo dall'esigenza di allargare la cospirazione. Naturalmente il pericolo di allargare questa cospirazione sino alle estreme conseguenze. Ogni prova è sostituita da una prova più dura, ogni cattivo si rivela alle dipendenze di un potere superiore, sino ad arrivare in qualche modo al Presidente degli Stati Uniti, che tradito il suo ruolo di garante della sicurezza dello Stato, collabora col terrorismo. E naturalmente la cosa curiosa di tutto ciò è che questo complottista che si muove, vedete che la cosa poi com'è, è qui che io trovo che c'è da lavorare ancora moltissimo, da come questa trama sia l'inconscio del nostro comune sentire. È un'affermazione molto pericolosa che faccio, e non la so dimostrare, ma so che devo lavorarci sopra. Perché? Perché chiaramente è una cosa molto importante, perché quel complotto è il tema di politica. Il complottismo è il tema di ed è quindi questo tipo, quello che volevo porre è che il videogioco crea un nuovo tipo di narrativa che riesce in qualche modo a tradurre in narrazione tutti gli elementi del nostro comune sentire di questo inconscio, ed è questo che trovo affascinante. È chiaro che sono al primo livello di lettura, occorre in qualche modo rivederci. Grazie mille.